Una lezione in aula magna della ministra della Giustizia Marta Cartabia ha inaugurato il corso di dottorato in scienze giuridiche. Un ritorno a casa per la ministra, nell'Ateneo dove per tanti anni ha insegnato diritto costituzionale. Quella che io continuo a sentire un po' la mia casa, perché qui davvero tanti anni sono passati, anni costruttivi, anni di rapporti significativi con tante persone che indovino dietro le mascherine. Essere presenti. Durante il suo intervento, la ministra Cartabia ha parlato di riforma e di nuove risorse per il sistema giudiziario, ricordando il ruolo che può giocare l'università. Il Ministero della Giustizia ha coltivato in modo particolarmente intenso il rapporto con l'università e cito soltanto due aspetti, due dati concreti. Uno è la costruzione dell'ufficio per il processo, è un cambiamento strutturale nel funzionamento degli uffici giudiziari che prevede che accanto al giudice ci siano dei giuristi, diciamo così, junior, che fanno squadra, degli assistenti. Il secondo grande cambiamento è stato legato a un bando significativo, a un importante investimento che il Ministero della Giustizia ha messo a disposizione delle università, questo enorme finanziamento per progetti sull'organizzazione giudiziaria e che vanno proprio ad attingere alla capacità di riflessione delle università, non solo delle facoltà giuridiche, ma anche di altri saperi, e che ha avuto una risposta straordinaria dagli atenei di tutta Italia, che tra l'altro hanno saputo organizzarsi in grandi gruppi di ricerca, anche superando i confini territoriali. Dalla riforma della giustizia al rilancio del paese il passo è breve, come ha ricordato la rettrice Giovanna Iannantuoni. Qui voglio sottolineare l'importanza della riforma della giustizia per il PNRR. Tutti noi rettori in questi mesi, in queste vacanze, abbiamo lavorato al PNRR e lo faremo nei prossimi mesi, proprio perché ricordo che questo è uno sforzo e lo dico particolarmente, come dire, con gioia ma anche con grande senso di responsabilità di fronte ai giovani che ho di fronte e che sono collegati in streaming. Il PNRR è un progetto che è stato proprio disegnato per voi e per quelli più giovani di voi, per riformare finalmente gli ambiti principali di questo paese e la giustizia ovviamente sarà un cardine fondamentale di queste riforme, per diciamo disegnare delle regole che possano permettere una crescita sostenibile, duratura e innovativa, modernizzare il paese. Questo è l'obiettivo. La lezione è stata anche occasione per un confronto tra la ministra Cartabia e i dottorandi di Milano Bicocca. È importante che i nostri dottorandi, le nostre dottorande possano assistere e partecipare attivamente a quelli che sono i temi caldi, i temi in evoluzione nel nostro paese in questo momento poi diciamo così, reso così particolare anche dalla pandemia. Penso che questa sia stata davvero una grande occasione, un incontro arricchente, perché la professoressa Cartabia, appunto, prima di essere ministra della giustizia, è stata una grandissima ed è una grandissima costituzionalista italiana, quindi per noi è una bussola orientativa per la ricerca. Sono stata colpita in particolare dalla questione della formazione dei giuristi e degli studenti di giurisprudenza, perché è un argomento che mi è sempre stato molto a cuore, in quanto sono anche io convinta, anche avendo fatto qualche esperienza all'estero, avendo visto come funziona in altri paesi, del fatto che la nostra impostazione è molto bella per alcuni aspetti, ho amato molto i miei studi, ma credo che debba essere ripensata in un senso ancora più pratico. Ciò che mi ha colpito è sicuramente l'attenzione verso il tema della giustizia e verso il tema delle persone, una giustizia che coniuga sia l'esigenza di funzionamento della macchina stessa, senza mai però dimenticare il volto umano.